di questo nuovo video, io sono Kingsley Corporation. Raga, il trailer è stato qualcosa di assurdo, quello di Stranger Things 4. E siamo arrivati a questo momento in cui dobbiamo analizzare tutto, tutto, da cima a fondo. Ma prima, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation. Nuova pagina Instagram, Kingsley 18, è la mia pagina ufficiale. Questo è il link se volete supportare la corporazione. Raga, partiamo subito con le analisi. Qui ragazzi, partiamo subito, immediatamente con le analisi. Abbassiamo il volume, tanto la reaction già l'abbiamo fatta, raga. È stato qualcosa di assurdo. Raga, non ci posso credere. Allora, partiamo dall'inizio. Partiamo già dalla parte finale della stagione 3 di Stranger Things, in cui la macchina viene effettivamente distrutta. Però, a quanto pare, più avanti, cioè, la frattura è ancora aperta. Ed è qualcosa di straordinario, non lo so. E poi vediamo sempre questo maledetto orologio. Non lo so perché. Scusate. E poi vediamo questo sguardo. Se ce la facciamo a riprenderlo, più che altro. Mamma mia, che inquietudine. Credo che questo sia il Mind Flayer dentro a un essere fatto di carne umana stavolta. Scusate, l'essere fatto proprio umanoide, in sembianze umanoidi. E mamma mia, regà, mamma mia. È una roba assurda. Continuiamo con il trailer. Qui abbiamo Max che effettivamente ha perso il fratello, Billy Eggrove, in cui l'abbiamo visto morire purtroppo nella stagione 3 di Stranger Things, sacrificandosi per 11 e leggere una lettera ad alta voce. Ok. In questa zona potrei ipotizzare che si trovi direttamente allo Starkart, allo Starmall, quindi qui non so che cosa guardano, non lo 3, non lo so. E qui abbiamo nella scuola che lui partecipa nei Tigers. Fanno il tifo per i Tigers, quindi ottimo. E lui ovviamente si è fatto come ballerino, non lo so, non lo so come si dice. E vediamo loro due, va bene. 11 con Willy che va nella nuova scuola. E Max che vede questo orologio. Ok, inquietante. Abbastanza. La neve significa Russia, quindi credo che qui vediamo ovviamente Hopper. Fammelo vedere, ti prego. Eccolo, c'è Hopper qui. E qui c'è la Ring Mania, Pink Omania. Non lo so che cos'è, non lo so. Assolutamente. Scusate per il doppio tasto che sono emozionato, sto vibrando. E vediamo Mike e Will e 11 insieme, bellissimo. Ok. Quindi più avanti nella serie li potremo rivedere ancora insieme. A quanto pare la madre di Will, non mi ricordo il nome, porca miseria, gli arriva un pacco dalla Russia. La Wheeler, quindi vabbè, non mi ricordo ragazzi, non mi ricordo il nome perché ho tutti i nomi in testa. Poi abbiamo Will, Jonathan e Mike che vedono arrivare un elicottero. La guerra sta arrivando. Loro che esplorano tutto, la casa dei Krill che l'abbiamo visto nei recentemente teaser trailer. Poi dopodiché lei che parla con il dottore della seconda stagione, che dice: ho perso i miei poteri, devo recuperarli. E Mike saluta lei nella prigione di trasporto 11, che lei sta andando lì. Porca miseria. Dobbiamo mettere fine a questa guerra. Lei ritornerà più. Quest'estate! Mamma mia, fighissimo. Nuovi mostri alari, schifosissimi. Ok. Questa è la Krill House nel sottosopra.
E a quanto pare hanno Nancy e Steve che hanno una fune che porta direttamente a sottosopra, quindi non c'è bisogno neanche di scavare. Bellissimo. E vanno effettivamente nel sottosopra. Abbiamo un nuovo personaggio qui, non credo che sia Nancy questa. Capelli troppo lunghi, no. Nuovi personaggi. Ok. Qui vediamo Hopper che viene torturato. Ok. Qui combatte. Hopper cerca di combattere il Demogorgone. Ok. Ogni fine. Qui a quanto pare vediamo Lucas, Steve, Dustin e Max. Nuovo personaggio a un inizio. Io credo che sta cosa mi faccia rimanere male, ma non solo male, ma mi fa venire una tristezza, però a quanto pare recupera i suoi poteri. Mi piacerebbe pensare. Ok, questa scena è ambientata sott'acqua, un portale sott'acqua, incredibile. E poi questa scena. Max che ha i poteri. Ora, non vorrei pensare minimamente che in un libro in cui ovviamente è 11, no? Che ognuno qualche, i bambini hanno i superpoteri. Per esempio 11 ha i poteri della telecinesi. Abbiamo visto nella seconda stagione 8 che ha i poteri di materializzare la paura. E poi abbiamo Max, capelli rossi. Vi ricorda qualcosa per caso qualcuno? In un libro di Stranger Things viene proprio intitolato con il dottor Brenner nella copertina con 6, 6. E se Max avesse nascosto la sua vera identità come 6? Raga, qui è guerra, eh? Qui è guerra. Ok. Mamma mia, raga, mamma mia. Steve che combatte. Lui che suona. Ho visto bene. Sì, Steve che combatte. Lui che suona, vabbè. Il personaggio che ha fatto Freddy Krueger. Un aereo. Per fa. Quanta roba, troppa roba. Un fucile, tra l'altro. Max che fugge. Raga, questo mi pare Carnage. Porca miseria. Se facevano così Carnage, a sto punto Venom 2 sarebbe il miglior film della storia. Guarda che figo. Guarda che figata. Guarda che figata. Bellissimo. Senza parole. Senza parole. Assolutamente. Sono allibito. E questa era l'analisi, ragazzi. Ragazzi, queste erano le analisi in Stranger Things 4. E credo che questo sia l'ultimo trailer, tra l'altro, perché tra poco a maggio esce la stagione 4. Quindi, tra l'altro, che si divide in due parti: il 27 maggio, il volume 1. E credo 4 giugno, non mi ricordo, la parte seconda, il volume 2. Dopodiché ci sarà l'ultima stagione di Stranger Things, che è la stagione 5. Grazie per aver visto questo video, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram, Kingslave Shot, la mia pagina ufficiale, questo è il link se volete supportare la corporazione, regà, con ansia aspetto Stranger Things 4. Ciao!